Il notiziario di Radio Rete Edicole. Buongiorno da Fabio Sebastiani, studio per il consueto appuntamento con il giornale radio. Vediamo insieme quali sono i titoli. Caso Regeni, il Parlamento europeo approva una risoluzione di condanna della tortura in Egitto. Il Giappone si ferma per ricordare il disastro di Fukushima, costato la vita a 18.000 persone. La Francia si ribella contro la riforma del lavoro, in piazza mezzo milione di persone in questi giorni. Le misure adottate da Draghi vanno oltre quelle annunciate e per la CGIL sono la spia di una situazione che va peggiorando. Passiamo alle notizie dall'Italia. Un appello di intellettuali, artisti e scienziati contro la riforma Renzi-Boschi sul Senato e contro l'Italicum. Tra le firme Fiorella Mannoia, Monica Guerritore, Odi Freddi e Ovadia. Le demolizioni delle case abusive non cadono in prescrizione, lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione. Bene, vediamo i testi delle notizie. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato praticamente all'unanimità, cioè 588 sì e 10 no, 59 astenuti, una risoluzione bipartisan presentata da tutti i gruppi, tranne Le Pen e Salvini, che condanna con forza la tortura e l'assassinio del cittadino europeo Giulio Regeni in Egitto. Il Parlamento chiede al Cairo di fornire alle autorità italiane tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'inchiesta e sottolinea con grave preoccupazione che il caso Regeni non è un incidente isolato. Il Giappone si è fermato per ricordare le vittime del triplice incidente che colpì la nazione esattamente 5 anni fa, l'11 marzo del 2011, con il sisma, tsunami costato la vita a circa 18.000 persone e la catastrofe nucleare nella centrale di Fukushima. Durante la cerimonia al Teatro Nazionale di Tokyo, a cui hanno partecipato l'imperatore Akihito e la consorte Michiko, assieme al premier Shinzo Abe, è stato osservato un minuto di silenzio. Gli studenti francesi e i sindacati sono scesi in strada in questi giorni contro la riforma del lavoro proposta dal governo Valls. I sindacati dei trasporti hanno invece scioperato contro le condizioni di lavoro che giudicano intollerabili. Il presidente quindi si vede contestato a sinistra e da un pezzo del suo partito. La riforma simile venne proposta nel 2006 durante la presidenza Chirac e venne ritirata dopo un'enorme mobilitazione degli studenti. Manifestazioni si sono svolte a Parigi, Tolosa, Grenoble, Lille e molte altre città. Secondo i sindacati, nelle strade del paese sono scese circa mezzo milione di persone, un quinto dei quali studenti. Le misure assunte dalla Banca Centrale Europea vanno ben al di là di quelle annunciate e dimostrano che la situazione dell'economia europea sta rapidamente peggiorando e che nonostante i precedenti stimoli monetari il mostro della deflazione si sta rafforzando. Questo è il primo commento a caldo della CGIL sulla decisione a sorpresa del presidente della BCE Mario Draghi, che ieri ha azzerato i tassi di interesse. Per il segretario confederale Danilo Barbi la mossa di Draghi avrà come effetto quello di frenare l'ulteriore peggioramento della situazione economica, ma non sarà sufficiente a rilanciare l'economia reale, una vera ripresa, e non favorirà l'aumento dell'occupazione. Ciò che manca è un cambiamento della politica economica europea, ha proseguito Barbi. Ormai è evidente la necessità di investimenti pubblici, senza i quali non cresceranno significativamente quelli privati. Un appello a raccogliere le firme e poi bocciare le modifiche della Costituzione e della legge elettorale a sostegno della campagna per il no alla deforma e non riforma Renzi-Boschi e contro l'Italicum scendono in campo numerose personalità del mondo della cultura, della scienza, dell'università, del cinema, dello spettacolo e del giornalismo. Facciamo appello a tutte le persone di buona volontà affinché diano il loro contributo creativo a questo essenziale dovere civico, si legge nell'appello. Per ottenere i referendum sulla Costituzione e sulla legge elettorale occorrono almeno 500.000 firme. Per questo dal prossimo aprile
c'è l'invito dei firmatari a sostenere pienamente l'impegno e un appello a tutte le persone di buona volontà affinché diano il loro contributo. Tra le varie adesioni, Alberto Asorrosa, Ermanno Rea, Marco Revelli, Stefano Rodotà, Toni Servillo, Moni Ovadia e poi anche Pier Giorgio Odifredi. E siamo all'ultima notizia che parla di case abusive. La Cassazione ha stabilito che la prescrizione non si applica all'ordine di demolizione degli abusi edilizi deciso dal giudice penale e che in Italia non può trovare diretta applicazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo orientata a non tollerare pene senza termine di prescrizione, quindi non si può applicare la prescrizione sulle ordinanze di demolizione. La demolizione, ricorda la Corte, è una sanzione amministrativa e non una pena nel senso individuato dalla Corte di Strasburgo e quindi non è soggetta alla prescrizione. Il caso è stato sollevato in Campania, in particolare a Ischia, che è già afflitta da numerosi casi di abusivismo. Bene, è tutto per il momento. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi invitiamo a seguire ancora la nostra programmazione. Il notiziario di Radio Rete Edicole.
Bene, allora apriamo i microfoni qui dallo studio di Radio Rete Edicole dopo aver ascoltato il GR. Tra pochi minuti, circa 10, avremo l'appuntamento con la rassegna stampa, una rassegna stampa tutta da seguire questa mattina, visto le notizie che riguardano la BCE, e cioè il nuovo intervento sul sistema bancario con l'immissione di altri miliardi. Dunque, dopo la rassegna stampa alle 11 l'appuntamento del venerdì con Riccardo De Gennaro per lo spazio Penne e Piume, e poi a seguire Poedicola. Poedicola è l'appuntamento settimanale con la poesia in edicola, e subito dopo a mezzogiorno il Sinagi di Perugia, quindi per il filo diretto con il Sinagi. Ma alle 10:40, quindi subito dopo la rassegna stampa, c'è l'intervista. Oggi avremo nei nostri studi Alessandro De Pascale, che è un giornalista, abbiamo già ascoltato dai nostri microfoni, e in quell'occasione ci parlò dell'Egitto. Oggi facciamo con lui il punto sulla Libia, perché ha del materiale interessante, sta per uscire con un articolo sul settimanale Left, oggi appunto in edicola. Bene, allora questo è il palinsesto di oggi, venerdì 11 marzo, e andiamo ancora con una breve pausa musicale, quindi tra pochi minuti. Scratching at your door, why am I a bum sleeping on the floor? When I used to be so loved by everyone, and I used to have it all, now it's gone. Maybe I'm a bad man, maybe I'm a sad man, maybe I'm a bad man, but I'm a bad man who wants to show all of you. I'm a liar, set our lives on fire, burned out on desire, but I'm a bad man who needs to show all of you. I'm smiling now, I'm smiling now. Laying on the log, and why am I just dust drifting through the smog? When I used to have so much fun,